Ciao di Gucci, vero che la vostra Andrea Nicolanturno nel secondo episodio di Inazuma Eleven. Questo episodio penso che rispetto al primo sarà leggermente più corto, o meglio, sarà diviso in due parti. Praticamente la parte prima della partita e la parte della partita per l'appunto. Quindi più o meno mezz'ora di video per parte. O meglio, per capitolo, per intenderci. Ma ad ogni modo, vediamo un po' cosa c'è da fare. Non riesco ancora a credere che abbiamo affrontato e battuto la Royal Academy. Beh, a essere onesti, si sono ritirati, ma li incontreremo di nuovo a Football Frontier. E allora non sarà così facile. Dovremo allenarci più duramente in vista di quella sfida. Capitano, è terribile! Oddio, che è successo ora? È vero che dobbiamo fare una partita di allenamento? Di che state parlando? Non hai sentito niente? Vieni a vedere la bacheca a piano terra. Se è vero che dobbiamo giocare, dovremmo cominciare ad allenarci sul serio. Kevin, guarda che non sei mica tu il capitano. Ma che vuoi? Tieni la bocca chiusa e andiamo a vedere. Bacheca, allenamento, ma che sta succedendo? Andiamo a vedere un po' cosa è successo. Ehi, sto blog aggiornato, tanto il blog non lo controllo, io non ci so fare con gli apparecchi moderni, che volete. Dai, andiamo a vedere la bacheca cosa dice. Permesso, ma c'è Axel. Non parla. Dopo aver sconfitto la Royal Academy, il club di calcio della Raymond se la vedrà con l'Occult. Che significa? Axel, tu ne sai qualcosa? No, e non mi interessa. Ti ho già detto che non voglio entrare in squadra. Quella situazione non si ripeterà. Ma come? Ehi, Axel, aspetta! Se non fosse stato per te... Ha detto che non vuole giocare, Mark, lascialo stare. Il mio personaggio preferito. Ma che gli prende? Lascialo perdere, Mark, si vede che non ha voglia di giocare. Piuttosto, corriamo da professor Wintersea e chiediamogli se questa storia è vera. Muoviamoci, stiamo sprecando tempo prezioso che potremmo dedicare agli allenamenti. Kevin, ti senti bene? Bene, allora intanto andiamo a pensare al professore e verifichiamo questa storia. Ok, andiamo a pensare al professore che dovrebbe essere... qua sopra tutti, se non sbaglio. Terzo, secondo piano. Non terzo. Sì, secondo piano. Ok. Sopra c'è il tetto, non è che c'è qualcos'altro. L'Occult, quella scuola è terrificante. Se non accettiamo la sfida ci lanceranno una maledizione. Ci sono arrivate moltissime richieste di amichevoli, ma questa è quella che fa più paura. Ma se accettiamo di giocare non avremmo problemi. Non è così, signor Presidente. La cosa non mi tranquillizza. Potrei chiedere che la maledizione ricada solo sul club di calcio. Giusto, un'idea eccellente. In questo modo non avremo nulla da temere. Allora possiamo rispondere e accettare subito la sfida. L'ho detto nel primo episodio, parlo così quando c'è il professor Wintersea perché... ha un modo di fare mellifluo e flemmatico che mi dà fastidio. Quindi devo dare fastidio anche quando parlo con la sua voce, no? No. Maledizione. Maledizione. Io non ci credo a queste cose. Silvia, cosa succede? Mark, c'è una ragazza nella sede del club di calcio che dice di voler diventare la vostra manager. A nessuno è mai importato nulla del club di calcio prima d'ora. Raggiungila prima che cambi idea. Va bene. Tra l'altro la partita contro l'Occult si giocherà davvero a quanto pare. Prima di cominciare ad allenarci, sentiamo cosa vuole questa ragazza. Speriamo che sia carina. Cioè, anche tu sei molto carina, Silvia. Quando sappiamo tutti quanti che la best waifu non è altri che Nelly. Eccola qua, infatti, va, parli del diavolo. È un po' particolare, in effetti. Mi è giunta voce che presto giocherete un amichevole contro un'altra scuola. Probabilmente non sanno in che modo avete vinto l'ultima, altrimenti non si sarebbero fatti avanti. Il modo in cui vi crogiolate nella vittoria ottenuta non fa che gettare ulteriore fango sulla scuola. Sarò sincera con voi, non vi sopporto proprio. Ecco perché ho chiesto a tutta la scuola di non darvi tregua e affrontarvi a ogni occasione. Che cosa? Vuoi dire che camminando in giro per la scuola verremo sfidati dagli altri? Beh, immagino che potreste definirle come sfide calcistiche. Non potrete mai abbassare la guardia. O superate queste sfide oppure non avrete scampo contro la maledizione dell'Occult. La maledizione? Ma allora è vera questa storia? E tu come fai ad esserne a conoscenza? Questi...
questi non sono affari tuoi. Beh, per noi è meglio così. Ci risparmiamo la fatica di cercare gli avversari. Che spirito combattivo, chissà se riuscirete a raggiungere il club sani e salvi. Vi consiglio di guardarvi le spalle. Non chiedo di meglio, sono sempre pronto per una partita di calcio. Adesso non solo il capitano, ma anche Kevin è pieno di entusiasmo. Da adesso ogni passo è buono per affrontarci in una sfida. Non dovrebbero esserci altri incontri ora che arriviamo al club, infatti. Club, 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 ditelo come vi pare. O club senza nessuna vocale. Seilia, Mark Evans, piacere. Hai giocato una partita splendida. A proposito, hai letto il mio articolo a più simbacheca? Allora è opera tua. Sì, sono del club giornalismo e mi chiamo Seilia Hills. Ho saputo della prossima amichevole prima ancora di voi. Niente male, eh? Guardandovi giocare contro la Royal Academy sono diventata una vostra grande fan. Per questo vorrei tanto diventare la vostra manager. Posso raccogliere informazioni sugli avversari, mi sarà molto utile. Certo, con grande piacere. Ovviamente ho già scovato diverse informazioni sulla squadra che affronterete. A quanto pare durante le loro partite succedono sempre cose inspiegabili. Giocatori che non riescono a muoversi, tiri in cui la palla diventa invisibile. Allora la storia della maledizione era vera? Capitano, non è meglio se sfidiamo un'altra squadra? Non fare codardo. Saranno solo di ridicoli trucchi, di che hai paura? Non ho paura, ma se non abbiamo nemmeno Axel con noi... Ehi, ti sei forse scordato di chi è l'asso della squadra? Controllo occulto basso io. Però... Ragazzi, calmatevi, sicuramente non possiamo dire che la rosa sia al completo. Ma grazie alla mia rete di informazioni ho studiato un sistema per portare qui tanti nuovi giocatori. Per farla breve, daremo inizio a un'attività di ingaggio. Ingaggio? Se vuoi ingaggiare un giocatore di cui non conosci il nome, ma solo il club a cui appartiene, chiedi pure a me. Lo cercherai in base a varie informazioni e ti dirò dove trovarlo. Più aumenta il livello della tua squadra, maggiore sarà il numero di giocatori che puoi reclutare. Ma fai attenzione, nella tua squadra non puoi averne più di 100, non puoi avere più di 100 amici. Se vuoi cercare un nuovo giocatore, a quel punto devi rinunciare a un altro. A proposito, stavo guardando la situazione attuale della squadra e... credo che sia troppo rischioso puntare su William al posto di Axel in attacco. Rimpiazzare Axel è praticamente impossibile, lo so, ma ti suggerisco di cercare un altro attaccante. Se anche tu sei d'accordo, vieni pure a parlare con me. Sì, però il fatto è che lei ci sblocca alcuni giocatori anche abbastanza recenti, però... Nelly è quella che ci fa sbloccare i giocatori delle altre squadre. Sì, infatti sta dicendo Sam, ha detto che da quando è arrivato Axel Kevin è intrattabile. Voi duratevi una calmata. Silia, non conosco un posto qui vicino dove possiamo allenarci? Non conosci, no, non conosco. Non conosci. Fammi pensare, che ne dici del fiume? Lì c'è un sacco di spazio e forse c'è anche un campo. Il fiume? Hai ragione, bella idea, grazie, andiamo subito a vedere. Di niente, da oggi contate pure su di me, ci vediamo qui. Allora, io praticamente avrei 11 giocatori, se non sbaglio. Amici, praticamente 2, 3, 4, 6, 8, 3, 11, perfetto allora. Andiamo bene anche così. Qui c'è una persona con cui dovrei parlare. Eccolo, Peabody! Sei un'ossessione, porca miseria. Notizia è incredibile. Mi hai parlato 15 volte, lo so. Però devo farlo se voglio farti entrare in squadra. È testardo, è un giocatore molto testardo. Ecco, ci sfidano pure nel parcheggio. Oh, c'è Axel. Ehi Axel, te torni davvero a casa? Mark, lascialo perdere. Ci ha detto chiaramente che non vuole entrare nella squadra. Però se la storia della maledizione è vera, se avessimo anche noi una tecnica come il tornado di fuoco... Ma smettila, lui non fa nemmeno parte del club, sono io il bomber della squadra. Però... E poi chi ha detto che abbiamo bisogno di una tecnica speciale? Forza, andiamo al fiume. Hai ragione, non possiamo fare sempre affidamento su di lui. Scusaci, Axel. Noi stiamo andando ad allenarci lungo il fiume, se cambi idea... Non credo che lo farò. D'accordo, tutti al fiume... Devo accedere alla mappa, beh, sono qui apposta. Eccoci a fiume. Se non sbaglio, ora è proprio qui che faremo il primo allenamento. Eccoci qua. Forse giochiamo prima contro Maddie e i suoi amici.
allenati sempre da uno veterano della Inazuma Eleven. Ehi voi, cosa credete di fare? Non potete entrare nel campo, ci stiamo allenando. Levatevi di mezzo ragazzini, il campo serve a noi. Che cosa? Perché? Ehi Kevin, che fai? Anch'io potrei usare delle... Dele. L'altra L si legge male. Anch'io potrei usare delle tecniche fantastiche, se solo avessi un posto dove allenarmi. Ragazzi, che sta succedendo? Vi sembra il modo di trattare dei bambini? Ci scusi, è solo che non possiamo usare il campo della nostra scuola. Capisco, anch'io ero giovane e ero impulsivo come voi. Visto che siete qui, che ne dite di giocare una partita contro la mia squadra, la Inazuma Kids FC? Noi ci dobbiamo preparare per una partita seria, non possiamo perdere tempo con questi mocciosi. Non dovresti sottovalutarli, altrimenti rischi di farti male. Gli ho insegnato io a giocare. Beh, se vi allenate qui tutti i giorni, vuol dire che amate il calcio proprio come noi. Forza allora, giochiamo questa partita. Mark, non direi sul serio. Non ci fate annoiare, mi raccomando. Va bene, ragazzina. Ok, i testi prima della partita non ci interessano. Dobbiamo andare a succo. Raimon contro Inazuma Kids FC. Che poi Raimon in giapponese si legge Raimon ed è cancello del fulmine. Che nome. Ah no, una formazione così veramente fa abbastanza cagare. Balatan in attacco non è malaccio, però facciamo così. Ho molti difensori. Team mi sarebbe più da difensore, ma dovendo forza un centrocampo, no. Interessante la formazione dei bambini. No, facciamo un po' una cosa così, guarda. Tanto per iniziare, guarda. Ma ha preso male il tempo. No, a parte che potrebbe usare mosse speciali già lui. No, non lo so, da? Che è successo? Ehi! Perché no? Kevin, sì Kevin, portiere, che è successo? Ora sì che cominciamo a divertirci. Ma smettila, questo è il primo tiro decente che ti viene. È primo... Cioè, primo tiro decente. È primo tiro che faccio, te l'ho pure fatto gol, cacchiarola. Stai zitto almeno, no? Kevin, allargati sempre sulla fascia, tu. Max, tu vedi andare avanti. Opla, sfondamento. Potevo fare lo scatto che era meglio. Infatti, proprio guarda, proprio ai limiti siamo. Vorrei fargli il pallonetto, ma ho paura che la possa parare. Ed eccolo, pugno a pressa. La prossima volta non finirà così. Che figuraccia che state facendo? Ma state perdendo voi! Ma perché il computer è scemo? Quanto mi è mancato il computer scemo di Inazuma? Voi non potete capire quanto è bello tornare a giocare con le frasi idiote che ti lancia il computer. È stupenda, è una sensazione magnifica. No Kevin, non posso passartela. Ora sì invece. Tiro a volo, potenza 2, va bene dai. A meno che non si pugni appresso anche stavolta. Si è buttato, non la prende. Non poteva. Goal! Fai così. Io non sarei tanto entusiasta di un gol capitato per sbaglio. Atatino! Siamo 2-0. Per sbaglio, due volte per sbaglio? Va bene, se lo dici tu. Timmy! Come on, Timmy! Bravo, Timmy. Marca stretto. Buonissimo, ha fatto benissimo a marcare
Ma non l'ho toccato, ho preso la palla. Arbitro venduto. Arbitro cornuto. Sapete come si dice alle partite, no? Arbitro cornuto, venduto. Spacciato anche qualche volta, ma proprio nei casi più estremi. Vai, tutta tua, Kevin. Colpo di testa, vai. Non fare come Ronaldo, che ogni colpo di testa era palo, eh. Ma Kevin! Kevin! No, ti ho detto, non mi fare come Ronaldo, eh. A parte che Kevin lo sto stressando come non mai. Poverino. No, autogol! Guardali, guardali! Ma che fai? Cavalchiamo l'onda adesso che le cose si mettono bene. Ma stiamo 3-0! Adesso si mettono bene? Cioè, era, cavalchiamo l'onda adesso che... Cavalchiamo l'onda adesso che le cose si mettono bene, ma... Ah, sono leggermente più forti con il furore. No, aspetta, dove sta? Qua. Sono più forti, ma non... Il furore è... Aspetto ad attivarlo, che non dura molto. Passaggio filtrante. Grandissimo colpo di testa, vai. Un altro gol. A meno che non usi la pressa. Usa la pressa. Ma era palissimo, era. Era palo di brutto proprio. No, aspetta, ho preso male. No, i messaggi non mi interessano ora. Aspetta, fammi vedere dove posso passarla. Kevin sta troppo qua giù. Passerei qua che... No, non ce l'ho fatta. Aspetta, allora tu vai qua, Sam. Timmy. No, Timmy no. Timmy lascia perdere. Vai qua, ok. No, volevo annullarlo, ma mi sono ricordato ora come si annulla, ma va bene. Colpo testa e vai. Potrebbe fare ancora il pugno a pressa? Ultima azione del primo tempo, dai. Pugno a pressa, va bene, va bene. Dovrei ricaricarli, ma in questo gioco purtroppo è come il 2. Hanno messo il primo e il secondo insieme per quanto riguarda le tecniche e gli oggetti. L'ho scoperto minando, diciamo, usiamo un termine inglese all'italiana, minando un po' la ROM, ovvero un data mining, per dirlo proprio in inglese, e praticamente ho scoperto che ci sono tutti i tiri del secondo gioco, tutti gli oggetti del secondo gioco, i personaggi non mi sembra ci siano, non mi ricordo io, e... Non si possono usare gli oggetti come nel secondo gioco. Se infatti io andassi sul menu, gli oggetti non sono selezionabili. Infatti sul secondo gioco non era possibile usare gli oggetti, mentre nel primo sì, ma è quello giapponese, non quello italiano. Purtroppo hanno fatto sta puttana e mi dà un grandissimo fastidio. Mannaggia Kevin. Kevin, bravo, tu vai là. Willy, renditi utile per una volta. Bravo, bravo Willy. Ma fai pure... Ma Willy! Ok, pensaci tu, Todd. Todd Iron... Oddio, Jim, qualcuno? In due, meno male, ma non... Ma come fa... Arbitro venduto! L'arbitro è venduto, è sicuro stavolta. Fine furore, dai. Su un piatto d'argento proprio. Vai ora. ALR, aspetta. Ma non me l'attiva! Siamo in vantaggio. Vai, tiro al volo. Ok.
altro, blocca pure questo. Ah, vabbè. Grande Willy, renditi utilissimo, bravo. Sì. Beh, però ogni cosa è fallo, dai. E un'altra cosa che c'è in questo gioco è che le tecniche speciali hanno gli stessi punti di uso. Praticamente puoi usarle un tot di volte, no? E ognuna consuma dei punti. Dei punti tecnica, EPT. Tipo mano di luce nel primo gioco ne consumava oltre 40, mi sembra. O oltre 30. Insomma, ne consumava un casino di punti, consumava. E mano del colosso ancora di più. Mentre in questi giochi usiamo praticamente tutte le impostazioni della del secondo. Non capisco perché abbiano dovuto fare questa puttana in mano. Perché sinceramente questo non è altro che una puttana. Se permettete, ok? Dai, dai, vai, 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 vai. Max, era l'occasione, Max. Grande, non niente fuori gioco. Pensavo fosse fuori gioco, ma proprio si vede per il pelo proprio non l'ho preso. Per un pelo proprio. Ah, parata. Kevin, nonostante l'abbia usato un bel po', non si è stancato. Grande Max. Ultimo tiro, ultimo tiro, ultimo tiro. Faremo il 5-0? No. Niente 5-0. Però 4-0, ragazzi, prendete e portate a casa, miseria ladra. No, ho vinto sì, e ci mancava pure che non vincessi. Allora, attenzione. Tiro fulminante di Mark. Clown equilibrista di Todd. Tiro fulminante di Sam. Difesa spirale di Jim. Steve, rovesciata volante. E Max take all fulmineo, mentre Kevin Dragonfly ancora non ha imparato nulla. Ma avrà tempo, avrà tempo. Non ve la cavate male dopo tutto. Voi piuttosto, andate ancora alle elementari, siete già così bravi? Che allenamento fate? Bravi, Mark! Dai! Il signor Sweet ha preparato un programma speciale apposta per noi. Si chiama Programma di Dolce Vendetta di Sweet. Davvero? Mi ricordo il quaderno di mio nonno. Il quaderno di tuo nonno? Signor Sweet, possiamo seguire anche noi il suo programma? Beh, per me non c'è un problema, tu che ne dici, Maddie? Certo! La partita è stata molto divertente. Vuol dire che adesso ce dobbiamo pure allenare. Non siamo già abbastanza stanchi, continuiamo domani, no? Ehi, ma che dite? Stupidi, manca pochissimo alla partita, oggi abbiamo giocato con dei bambini. Ma contro una vera squadra come l'Occult sarà tutto molto più difficile. Forse perché ci manca un attaccante che faccia la differenza. Ehi Sam, tu te le tiri, eh? Che cosa hai detto? Calmatevi! Invece di litigare, pensiamo a giocare a calcio, siamo qui per questo. Infatti, noi possiamo aiutarvi negli allenamenti. Cominciamo con il programma del signor Sweet. Credete di farcela? Ovviamente, forza ragazzi, andiamo! Comincia a fare buio, però ci siamo davvero divertiti un sacco, tornate quando volete. Sì, anche noi ci siamo divertiti, si vede che adorate il calcio, proprio come noi. Beh, finalmente ce ne possiamo andare.
Ah, sì, dobbiamo tornare a scuola. Kevin, che succede? Secondo me gli allenamenti di quel vecchio non ci bastano. Io continuo da solo. Ehi, quanto entusiasmo! Allora rimango anche io. Lasciami in pace. Tornate a scuola tu. Io... non posso. La mia tecnica... Kevin, ma che ti prende? Non è da te comportarti in questo modo. È per via di Axel? Kevin, smettila di preoccuparti così tanto di Axel. Abbi più fiducia in te stesso. Ognuno ha il proprio stile di gioco. Devi solo trovare il tuo. E io ti sarò vicino finché non ci sarai riuscito. Quello che non riesci a fare da solo diventa facile con l'aiuto di un amico. Mark, io ero solo invidioso. Se penso a tutto il tempo che ho sprecato rinchiuso in quel club, in confronto lì non sono niente. Io non ho nemmeno una tecnica micidiale. Se siamo riusciti a vincere contro la Royal Academy è stato solo a merito suo. Vorrei diventare un vero bomber in grado di trascinare la squadra. Vorrei che la prossima partita la vincessimo grazie a un mio gol. Proprio come ha fatto Axel. Ti basta trovare una tecnica formidabile come la sua. È impossibile. Dopo averlo visto ci ho provato non sai quante volte. Ma io non... Kevin. Oh, non è un po' presto per arrenderti? Avrei proprio una tecnica adatta al tuo tiro micidiale. Che cosa? Di cosa si tratta, signor Sweet? È una tecnica che fa parte del mio programma di dolce vendetta. Il Dragon Crash. Dragon Crash? Con la tua potenza di tiro ce la puoi fare. Basta che segui i miei consigli, devi correre più velocemente e sollevare la gamba più in alto. Quando colpisci il pallone immagina un drago possente che si avvita nel cielo. In questo modo gli darai un effetto speciale. La mia potenza di tiro? Riuscirò davvero a effettuare un tiro micidiale? Kevin, provaci, tentare non ti costa nulla. Crederci o no, la decisione spetta a te. E va bene, ci provo. Così non basta. Kevin, per un attimo dietro di te è apparso un drago. Non ci posso credere. Allora non mi stava prendendo in giro. La prego, mi insegni tutto quello che c'è da sapere su questa tecnica. Va bene, ma ti avverto che i miei allenamenti sono molto duri. È quello che voglio. Farò tutto quello che mi chiederà. Con questa tecnica anche io. Allora mettiamoci subito al lavoro, non ci rimane molto tempo. Ricominciamo l'allenamento. Forza, non c'è tempo da perdere. Kevin, impadroniscite di questa tecnica formidabile. Evans, mi aiuterai fino al giorno della partita? Certo! Evans, non avrei mai immaginato di sentire quel nome da queste parti. Che cosa ci fai qui? Non ti sei emozionato neanche un po' a guardarli in azione? Non vuoi giocare la prossima partita? No. Mi dispiace per tua sorella. Che cosa? Hai lasciato il calcio per tua sorella, vero? Sei sicuro che lei lo desideri? Andare avanti nonostante le difficoltà. Non è forse questo il vero riscatto? Tu cosa ne sai di mia sorella? Sono la presidentessa del consiglio studentesco, so tutto degli studenti di questa scuola. Ma in realtà non me ne importa niente del club di calcio, né di te. Bene Cuge, per oggi si conclude anche questo episodio di Inazuma Eleven. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate sempre il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!